Firenze ci conosciamo e mi trovo qua in questa sala molte compagne e compagni amici con cui abbiamo fatto tante cose in questi anni. Vorrei intervenire e dare un contributo alla discussione principalmente su tre punti. Il primo punto, e penso che vada inserito per non essere un po' fuori dal mondo e partire da quello che sta succedendo nel mondo. Cioè, il nostro mondo sta cambiando. Ogni giorno leggiamo le cose che dice Trump e il mondo con cui si viveva prima non c'è più. Non c'è più questo governo unitario mondiale dell'economia e dei rapporti di forza. Guardate che questa cosa qua è una cosa incredibile, notevole. Quindi io penso che tutti noi ci conosciamo, confrontiamo, discutiamo, litighiamo da anni, cioè dovremmo un po' alzare la testa, un po' alzare lo sguardo, perché se no vediamo il particolare, quello che ci sta più vicino, e non abbiamo presente quello che sta succedendo intorno a noi. Te lo dico per flash, per dire che non è che il mondo sta cambiando, ovviamente il mondo è già cambiato. Lo dico alcune cose, tutti noi siamo indignati per i provvedimenti che sta facendo Trump, il muro, il divieto d'accesso da alcuni paesi. Quello che Gentiloni ha firmato ieri col governo libico, che differenza ha? Lo dice in maniera volgare? Meno. Lo dice in maniera meno violenta. Quello non è un muro, perché c'è un muro naturale che è l'acqua, in cui ci si concorda e si dà i soldi perché chi deve morire muoia di là. Allora, il problema che ci interroga e ci agita tanto, vedo almeno la dimensione Facebook, Trump, e questa cosa non crea reazione. La seconda cosa è, il mondo sta così tanto cambiando che ieri la Merkel ha detto, per difendere il sistema tedesco, che, ma non è che è impazzita, perché Trump sta nominando degli ambasciatori che dichiarano che l'Europa è fallita, l'Europa è un danno e punta a avere relazioni bilaterali come quelle costruite con la May in Gran Bretagna. Cioè, nel senso, sta succedendo uno sconvolgimento tale che tutti noi, lo dico perché anche noi abbiamo fatto, facciamo le riunioni, faremo le cose e tutto, dovremmo avere un pudore rispetto a chi ci guarda. Chi ci guarda ragiona su quelle cose e noi non riusciamo a confrontarsi, anche perché crea quasi un senso di impotenza rispetto a questa dimensione della sfida. Cioè, io questo lo dico perché, qui conosco compagni e compagni tanto attivati nell'immigrazione, sui temi dei migranti, dell'accoglienza. Quale differenza valoriale c'è fra l'accordo con la Libia e quel muro? Che noi siamo più buoni? Ma lo dico sapendo che dico cose scontate fra di noi, ma per dire che dobbiamo un pochino rialzarci. In questo mondo che sta cambiando, è evidente che sta passando molto forte il messaggio di Trump, ma c'era già prima. Prima gli USA, prima gli italiani, prima la Francia, prima i nostri lavoratori, prima la casa ai nostri. I nostri e loro, c'è un pericoloso riemergere trasversale anche a sinistra di una categoria del sovranismo e del nazionalismo. Io questo lo dico perché mi sembra questo le cose, diciamo così, perché soprattutto voi che fate un congresso, non mio contributo, non ritornare subito nelle logiche della politica politicienne, quella immediata. Perché noi siamo molto bravi a criticare quello che succede altrove, non vediamo che questi fatti sono molto forti anche fra di noi. Tanti che hanno votato no, noi ne siamo una parte, hanno votato no perché Renzi voleva gli immigrati. Cioè, quello lì è stato un flusso di voti molto misto, molto sporco, molto strano. Per questo devo dire che io mi sono soffermato molto a leggere il capitolo delle tesi, quello sull'Europa. Devo dire che ne sono rimasto preoccupato, perché trasformare l'Europa soltanto nell'euro, non verso quella sede dove i disperati, che veramente li ammazzano immediatamente in Africa, in altri paesi, vedono la
una speranza di diritto mi sembra una cosa preoccupante. Lo dico, e anche dire, c'è un passaggio, lo dico per non essere troppo generico come si fanno i saluti. Siamo consapevoli delle difficoltà e dei rischi che comporta una messa in discussione dell'attuale quadro. L'attuale quadro è già messo in discussione ed è messo in discussione radicalmente da destra, con l'idea di arrivare a una cosa che per i nostri valori è veramente avvilente, perché l'idea che ha lanciato la May, noi saremmo un paradiso fiscale, zero tasse per le aziende, che vuol dire zero diritti, vuol dire zero welfare. Zero tasse vuol dire zero welfare. Potere alle aziende vuol dire nessun diritto. Cioè io penso che su questo, ecco, sono, io penso come tanti, siamo interessati a capire quale sarà l'esito del vostro congresso, perché forse scritto prima, questo capitolo qui apre uno spazio a una discussione sul sovranismo anche negli ambiti, nei mondi che dovrebbero essere di per sé internazionalisti o pensare al mondo, e questa cosa lo dico per, come fonte di interesse, che non è solo l'interesse chi farà il segretario, chi farà il coordinatore, e anche vedere quali sono i punti di merito. E guardate, questa cosa qua, la non diplomazia, emerge anche da aver sganciato il capitolo dei migranti dal capitolo della politica internazionale, perché se no i migranti sono un caso umanitario, non sono l'effetto di un sistema produttivo, di valori, di economia, di guerra. E cosa succederà per loro con Trump, che mi sembra che ieri abbia levato, abbia rimesso le sanzioni all'Iran? Cioè, qui sta per scoppiare tutto. Insomma, capisco che poi uno dice non si deve angosciare troppo, però se si discute non delle cose spicciole, ma è un congresso costituente anche per discutere le cose difficili, insomma, sono interessato a vedere, a sapere come tanti quale sarà il tipo di respiro e di riflessione, perché è un contributo a tanti che ci muoviamo in questo arcipelago. Secondo punto, in questo quadro in cui c'è una grande, lo chiamerei ormai legittimo, ma oltre un certo ritmo può diventare preoccupante, però è legittimissimo, odio anti-establishment, quello che succede nel sesso in America penso che sia illuminante. Per ripulsione verso l'establishment che ha benedetto la finanza e quel sistema di potere, la Clinton, si elegge anche con voto dell'operaio bianco, anche con quello, si vota un altro dell'establishment che fa tabula rasa di tutto. Questo qua è il grande nostro corno. Il problema è quello che è stato identificato nei progressisti, nella sinistra, tutti noi, anche se non lo siamo singolarmente, siamo considerati amici o parenti o parte di quelli che in questi 30 anni hanno determinato quella situazione. Per questo è una grande sfida ridare nobiltà alla parola sinistra e credibilità a tutti i nostri mondi. Perché noi, ma non noi singolarmente, siamo, ci conosciamo e ci pensiamo tutti altri, nella visione popolare siamo quelli, quel mondo lì, il mondo che non ha rotto per tempo con la degenerazione del neoliberismo. Perfetto, per questo, per dire quanto è difficile ora riaffrontare un ragionamento a sinistra se vogliamo essere onesti con noi stessi, e poi se vogliamo dire va tutto bene, io penso che sia molto difficile. In questo c'è il voto del 4 dicembre, è stato un voto che certamente ha colto la spinta anti-establishment, c'è un voto popolare punitivo, ormai le manifestazioni sono poche, ma si usa il voto come strumento di giustizia o di vendetta rispetto a chi comanda. Però è stato un voto straordinariamente costituente, perché hai portato, perché la Costituzione è stata riconosciuta da una parte dell'elettorato come la garanzia di difesa dei deboli rispetto ai forti. Questa è una cosa, e dall'altra parte ha portato ad avere al centro una Costituzione anti... Una... Ho detto qualcosa di male? Scusate. A difendere una Costituzione antifascista. Però
Allora, e questo è veramente una cosa incredibile in un mondo che va a destra, in cui nel 90% dei paesi dove non c'era una sinistra già diversa, già sganciata dal modello neoliberista, è stata spazzata via, e questa è la crisi dei partiti socialdemocratici, qui in Italia è successo questo. Io mi interrogherei, ci interrogherei, penso sia un grande punto di riflessione, perché la prima cosa che ci è venuta naturale dire dopo il 4 dicembre, ora siamo pronti a difenderla ancora, sentivo Augusto Cacopardo, ora non l'attaccheranno più. Se era costituente proprio quello spaccato sociale di chi l'ha votato, gli under 40, chi ha i problemi di reddito, chi ha problemi di precarietà, dobbiamo andare avanti. Ecco, perché rimettersi sulla difesa? A rimettersi sulla difesa dopo due mesi sembra che quella data lì sia già storica, sia una data, quando è successa, di quale anno? Invece lì si è mosso le passioni di milioni di persone, tutti i sondaggi dicono 5-6 milioni di persone che guardano a sinistra hanno valori con cui si può dialogare, con cui si può parlare, non è detto che siano voti, ma è un mondo con cui ci si può, è il mondo nuovo. Allora, io per questo dico anche, arrivo all'intervento che ha fatto Gargani, la segretaria della CGIL, che quel referendum sul lavoro non è un mondo a parte, o è la naturale continuazione per l'articolo 1 della Costituzione, quindi non è il referendum della CGIL, problemi della CGIL, troviamo gli amici della CGIL, ma chi non è amico cosa fa? Noi dobbiamo trovare una maniera per dare continuità a quella passione, se o è stato soltanto un voto per non vedere Renzi in televisione. Io su questo vorrei ci interrogarsi, perché io sono molto preoccupato. E voglio chiudere arrivando quindi anche, per me questo è il primo il passaggio, e in città è ancora più importante, questa è l'unica città dove sì, ha preso in voti assoluti più voti di quanto aveva preso il PD nel 2014. Anche qui abbiamo vinto una grande vittoria, non è che Firenze però sia stata una meraviglia. Allora il problema è che la prima città su cui dovremmo lavorare, proprio quasi una logica di movimento, di cultura politica, di partecipazione, che nessuno vada a casa, anche di quelli che non vengono a riunioni come queste o quelle che organizzo io, non era quindi una critica a questa, sia come rimettere in campo quelle persone, non dirgli avete finito. Io insomma, io dovremmo molto veloce, a noi ci vorrebbe anche un grande psicologo, qualcuno che ragiona sulla nostra disabitudine a vincere, perché noi siamo molto bravi dopo le sconfitte a fare una grandissima analisi, può durare anni, però una volta che si vince c'è un'emozione, come mai non la cogliamo collettivamente? Io questa è una cosa che non ho risposta, ma è una domanda che vi faccio. Quindi, diciamo così, e anche tutte le discussioni sul quadro politico, le prossime elezioni, la rappresentanza, ci sono due schemi, o c'è un nuovo in campo che continua la spinta del 4 dicembre, basta da chiedere, perché non è anche questo, io non lo condivido, ce lo daranno il referendum, chi lo sta chiedendo? Per ora lo sta chiedendo solo la CGIL, ogni giorno vedo il sito, due siti. Perché noi non ci indigniamo perché questo governo non ha ancora indetto la data? L'anno scorso noi votammo il 17 aprile per il referendum del TIP, non è che votammo a luglio, votammo il 17 aprile con una convocazione fatta a fine gennaio. Lo dico per ricordarci che noi ci perdiamo. E in questo dicevo era il punto delle, anche delle riflessioni sulle prospettive anche elettorali, ma anche elettorali, io sottolineo sempre che le elezioni non sono il tutto. Noi abbiamo vinto delle elezioni, il referendum, anche con uno schieramento che era un po' variabile. Le elezioni non sono di per sé costituenti. Io questo voglio. Se in campo c'è quel modo di persone nuove che casomai delle nostre cose si annoiano tantissimo, il tipo di proposta politica potrà essere nuova e diversa. Se il campo restano soltanto le varie storie della sinistra, allora rischiamo tutti di finire in un gioco, il Dalemone, i pezzettini, chi fa questo, chi fa quest'altro, ma questo vorrebbe dire che noi abbiamo già archiviato la vittoria del 4 dicembre.
buon lavoro, non spero di avervi dato degli spunti, sono molto curioso a vedere l'esito dei vostri lavori. Grazie.